questa promozione, insomma, in questa giornata così bella. Sì, promozione veramente e campionato direi straordinario da parte nostra e da parte di un Bari che vince il campionato con 4 giorni d'anticipo, significa che comunque ha fatto qualcosa di straordinario. Questi ragazzi l'hanno fatto, anche perché ribadisco un discorso che questa è una squadra che era stata costruita per riportare entusiasmo a Bari e tra i nostri tifosi sulla falsariga l'anno scorso. Ci siamo superati e man mano che andavamo avanti, ci siamo resi conto che potevamo competere a grossi livelli e l'abbiamo dimostrato. Antonio Conte resta con noi dalle tribune qui da Piacenza. Ma questo è un testa di stima e sicuramente fanno molto piacere. Ripeto, io ringrazio sempre i tifosi perché in questa nostra promozione hanno avuto una parte molto determinante perché ci hanno seguito sempre sia in casa che in trasferta in maniera numerosa, massiccia. Non ho mai fatto mancare il loro calore e niente, per il resto adesso vediamo, festeggiamo e poi vedremo. Un'ultimissima battuta, qualcuno ha detto che addirittura Bari ha giocato meglio fra Serie A e Serie B, una delle squadre che ha espresso il miglior calcio. Ma questo non lo so, però ripeto, noi ci siamo allenati duramente proprio per cercare di giocare a calcio. Penso che comunque l'abbiamo fatto bene se siamo stati promossi in Serie A. Sappiamo benissimo che adesso il campione di Serie A è un campionato duro da affrontare e quindi vedremo il da farsi. Nell'intervallo il presidente ci ha detto Antonio Conte sogna la Juventus. Ma io sono a Juventus, io sono stato 13 anni, 13 anni della mia vita, ho scritto comunque pagine importanti nella storia della Juventus, però fa parte del passato, non me le cancellerà nessuno. Adesso faccio l'allenatore, allenatore di calcio e il futuro mi può portare dappertutto, ecco. L'ultimissima cosa veramente, tu hai detto una delle tue frasi più importanti di quest'anno, un buon generale non vince senza buoni soldati. Assolutamente, lo ribadisco, lo sottolineo e ci metto la firma. Poi tanti che si possono avere, però ripeto, alla fine ci sono i soldati che vanno in campo nella battaglia e se si vince poi saltano magari la strategia del generale.